Voglio che prendiate un po' tutti, qualche anche una bottiglia, quello che volete, e che l'alziate. Come sta per fare Ale, che ha sbagliato un calcio di rigore, ma conta poco. Smetto di parlare. Parlando tra amici, tra colleghi, se vogliamo, quest'anno c'è una diceria. È più facile vincere la Champions League che il campionato. E forse è vero, è la sensazione che ho avuto nelle ultime due stagioni. Siamo arrivati sesti il primo anno vincendo l'Europa League. E siamo arrivati terzi il secondo con uno splendido rush finale vincendo la Champions e la Coppa Italia. Forse è vero. Ebbene, fatemi sapere, perché per quanto mi riguarda potrebbe anche finire qui. Ma se volete, partiamo con la terza stagione e io continuo a raccontarvi la stagione che avrà come obiettivo, non so se da parte della società ma sicuramente da parte mia, il titolo, lo scudetto. È questo il nostro obiettivo, che su FIFA 20 sembra impossibile, ma a noi le sfide piacciono. Ciao ragazzuoli e bentornati qui sul mio canale. Sono contentissimo di portarvi un nuovo episodio di questa serie che vi piace tantissimo. E avete sentito come ci eravamo lasciati. L'obiettivo chiaro, dichiarato da parte nostra ma anche da parte della società, è lo scudetto per questa terza stagione. In questo episodio vi racconterò la prima metà di questa terza stagione, poi ovviamente concluderemo nel prossimo. Fidatevi che, come avete letto dal titolo, ne varrà la pena di ascoltarlo fino alla fine e di ascoltarlo dettagliatamente. Quindi mettetevi comodi, vi ricordo di commentare qui sotto raccontandomi una vostra carriera o continuando a raccontarmi una vostra carriera. E poi ovviamente vi dico già di consigliarmi qui sotto su Instagram quello che vi chiederò alla fine del video, perché insomma si concluderà in modo un po' particolare. Però partiamo con una certa enfasi non indifferente e partiamo dal calciomercato. Il calciomercato però è stato molto più complicato di quello che potete pensare, perché se da un certo punto di vista venivamo dalla vittoria in Champions League, un grandissimo budget e la voglia di comprare sto mondo e quell'altro, da un altro punto di vista c'è il realismo che caratterizza sempre comunque le mie carriere abbastanza il più possibile, e quindi non ho voluto prendere nomi clamorosi o rifondare la rosa, anche perché la rosa era già all'altezza, anche molto giovane. Pensate a Pinamonti, alla stagione che ha fatto l'anno scorso. Chiaramente mettere lui già un passettino avanti rispetto a Dzeko, che si ritirerà alla fine di questa stagione, è importante. A proposito, parlando di ritiri, Fazio e Kolarov, come preannunciato nello scorso episodio, si sono ritirati. Quindi delle mosse sul mercato vanno assolutamente fatte, ma oculate e soprattutto anche secondo me contate. Uno arriverà proprio in sostituzione di Kolarov, visto che ormai Tierney è titolare, e quindi arriva Luca Pellegrini, è un ritorno chiaramente dal Cagliari. L'altro acquisto è un altro terzino a destra, e qui ho speso un pochino di più prendendo un giocatore di blasone internazionale, vale a dire Joao Cancelo dal Manchester City, spendendo una cifra come 70 milioni, però comunque secondo me ci poteva stare. Insomma, l'acquisto proprio record, il fuori classe, il top player andava preso, anche per dare un segnale importante. Però vi ripeto, la rosa è lunga, l'avete vista, la state vedendo in questo momento, quindi ci sono sì delle novità, però più o meno è la stessa squadra che l'anno scorso ha vinto la Champions e la Coppa Italia, ed era anche giusto dare continuità. Il mercato però è stato importante anche per cessioni come quella di Santon, che ha salutato la Roma, destinazione Angers, vabbè, comunque sia una squadra non proprio blasonata a livelli clamorosi, e dei rinnovi come Pinamonti, Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Detto questo, è il momento di partire con la stagione ufficiale. E la prima partita ufficiale della nuova stagione 2021-2022 è proprio la Supercoppa italiana contro quel Milan lì, che spesso e volentieri ci ha messo in difficoltà. Una gara all'interno della quale la Roma tendenzialmente fa la partita, riesce anche ad andare in vantaggio nel secondo tempo con Edin Dzeko, meriterebbe il raddoppio che non arriva, anzi arriva il pareggio da parte di Benasser al 72esimo. Però non è un gol che ci spaventa, anzi la Roma continua a giocare, continua a volerla vincere. Al minuto 87, palla gol clamorosissima, cross dalla sinistra di Douglas Costa, preciso per Florenzi che arriva in corsa, calcia al volo e Donnarumma, la state vedendo, ha fatto una parata illegale. È la classica parata proprio a tempo scaduto che tu dici, ok, dovrò perdere la partita perché non è possibile che abbia parato veramente questa cosa. Purtroppo si andrà ai calci di rigore. E non siamo fortissimi noi ai calci di rigore, pur avendo vinto l'Europa League alla prima stagione,
Perché se ci pensate, già la Supercoppa europea della passata stagione l'abbiamo persa contro il City ai rigori. E questa Supercoppa italiana la perdiamo. Dagli 11 metri e uscendo con una rabbia clamorosa. Perché volevamo invertire la rotta, partire benissimo contro un'avversaria che è campione in carica e soprattutto che ha vinto la stessa cosa che vogliamo vincere noi quest'anno. Però è una rabbia che ci fa bene. Perché pochissimi giorni dopo, soltanto 3 giorni dopo, si va a giocare contro l'Arsenal, questa benedetta Supercoppa europea. E dopo esattamente 21 minuti capita quello che sognavo quando ho acquistato Cancelo, che parte, si fa un bel cost to cost, permette a Florenzi di smarcarsi, lo manda in porta, Ale con il destro fa 1-0 e da lì la gara è in discesa. Roma che domina, gioca bene, rischia qualcosina ma poi raddoppia con Edin Dzeko e poi arriva anche la doppietta da parte di Florenzi. 3-0 Roma, finisce così, la Supercoppa è giallorossa e allora se quella contro il Milan ci aveva fatto un po' piangere come gara, questa ci fa sorridere tantissimo e soprattutto ci carica in vista della nuova stagione. E allora si parte in casa contro un avversario da non sottovalutare. Roma-Cagliari il 15 agosto. Sì, poi si gioca a Ferragosto, questo devo ancora capirlo effettivamente. Comunque, io non so se avete presente il classico giocatore che incontrate a FIFA, in carriera, più precisamente. Sconosciuto, ok? Ma che contro di voi farà il fenomeno. È un po' quello che è successo in questa gara, perché dopo 31 minuti la Roma è sotto 2-0 in casa con doppietta di Morales. La ripresa la iniziamo bene, segniamo con Florenzi sul rigore al quarto minuto, però poi succede quello che spesso e volentieri, purtroppo va detto, succede quest'anno su FIFA: non tiri più in porta. Dal 49esimo tu puoi anche rientrare in partita, ma poi non tiri più in porta e quindi finisce così 1-2. Si va ad Empoli a giocare al Castellani, in un campo anche lì tendenzialmente ostico, non bisogna assolutamente sottovalutare l'avversario. La Roma non lo fa, la Roma la sblocca dopo 5 minuti con Florenzi che segna ancora sul rigore, poi addirittura al 36esimo Lorenzo Pellegrini segna questo bellissimo gol dalla distanza che voi state vedendo, un gol bello e soprattutto importante perché la Roma non solo riesce ad andare in vantaggio ma anche a raddoppiare, questo giustamente ci fa pensare ad una gestione semplice, erroneamente perché al 69esimo Mancuso, come l'anno scorso peraltro, ci segna, gol dell'1-2 che può sembrare un gol così un po' casuale ed effettivamente lo sarebbe anche se non fosse che a recupero scaduto la Roma non riesce ad allontanare il pallone, l'Empoli manda tutti in avanti alla disperata per provare a segnare il gol del 2-2 che arriva ancora con Mancuso. Finisce così e la Roma è sotto shock totale perché sono passati 180 minuti della nuova stagione per quanto riguarda il campionato, ripeto, il campionato che vogliamo vincere e abbiamo un punto in classifica. C'è qualcosa che non va effettivamente, no? E in qualcosa che non va ci sono due aspetti fondamentali che riguardano l'attacco. Il primo è Zaniolo, che è completamente assente, non ha ancora segnato in questa stagione, fa fatica, insomma non si trova molto bene con i compagni. L'altro è Dzeko, che è stato il nostro attaccante titolare della passata stagione, ma che in questo momento comincio a capire, giocando le partite, che forse è meglio dar più spazio a Pinamonti. Comincio a farlo, terza giornata, c'è Roma-Brescia. La gara parte benissimo, un po' come quella contro l'Empoli, peraltro. La Roma va in vantaggio con Zielinski, raddoppia Pinamonti, dopo mezz'ora siamo avanti 2-0. Al 70esimo segna Tremolada. Capite i miei incubi che comincio ad avere? Poi, fortunatamente, all'89esimo Nicolò Zaniolo decide di svegliarsi, di cominciare a giocare. È arrivato, vi ricordate quando Caressa disse al Mondiale del 2006 è arrivato Toni, si è svegliato Toni? Ecco, stessa cosa, è arrivato Zaniolo. 3-1 Roma, punto esclamativo, primi 3 punti in classifica, o meglio, saliamo a quota 4, ma comunque prima vittoria che arriva davanti al nostro pubblico con 3 gol segnati, ma che potrebbe anche essere un risultato inutile se poi la Roma dovesse fermarsi. L'importante adesso è dare continuità e quindi ci proveremo. Prima però vengono sorteggiati i gironi di Champions, la Roma affronterà il Manchester United, il Lione e la Dinamo Kiev. Piccola chicca, è la prima volta che incontriamo, da quella finale di Europa League vinta, i Red Devils. Quarta giornata di campionato, si vola a Genova contro la Sampdoria e avevo molto timore per quanto riguarda questa gara. Sampdoria-Roma non inizia bene perché andiamo sotto per 1-0 grazie al gol di Zapata dopo 22 minuti, il pareggio arriva con Zaniolo che segna anche il gol del 2-1 e il 3-1 lo segna Pinamonti. Altro 3-1 della Roma, seconda vittoria di fila e non a caso
Questi due ragazzi che vi ho citato prima cominciano a giocare insieme, si trovano e ci fanno godere, perché adesso si comincia anche a fare sul serio. In questo momento, dopo le prime 4 giornate, la classifica è guidata dalla Juventus, che aveva vinto lo scudetto, vi ricordo, il primo anno, poi il Milan il secondo. 12 punti per la Juventus, che ha punteggio pieno. 10 per il Milan, 10 per il Napoli, 9 per l'Inter, per il Bologna e per il Torino. La Roma è a 7, quindi decisamente un po' in ritardo. Vi ho letto la classifica intanto per farvi un quadro generale, ma poi perché la prossima giornata, la numero 5, sarà Roma-Juventus. Prima della Juve c'è la Dinamo Kiev, è il momento della Champions League. Allora torna la musichetta, tra l'altro giochiamo chiaramente in trasferta con delle maglie bellissime. Perché se ci fate caso, adesso che state vedendo anche un po' di immagini, la Roma ha lo stemma, ha la coccarda della Champions vinta, a differenza chiaramente chi vince la Champions, come sapete, non ha le stelline, ma la scritta 2021 con la Coppa, ed è meraviglioso, no? Tra l'altro il risultato a sorpresa di questa giornata, l'avete visto, è il Manchester United che perde in casa contro il Lione. E quindi già qui capiamo che forse non è lo stesso United che ci ricordiamo noi in Europa League. Però vediamo, pensiamo a Roma-Juve, perché è domenica 19 settembre. Dopo 8 minuti la Roma va in vantaggio ancora con Nicolò Zaniolo. 1-0 per noi. Chiaramente è prestissimo, lo sappiamo, lo sa anche la Juventus, che al minuto 42 trova il gol del pareggio con Cristiano Ronaldo, tanto per cambiare. Nella ripresa la Roma è un po' più attendista, c'è peraltro un cambio tattico perché Zaniolo da trequartista passa a centravanti con Florenzi dietro di lui, quindi alla tre quarti. È una mossa che funziona perché proprio da calcio d'angolo per la Juventus la Roma riparte in contropiede con Zaniolo che si trova tu per tu con Szczęsny, lo fulmina ancora. Roma 2, Juventus 1. È il momento di festeggiare? No, non ancora, perché qualche minuto dopo viene espulso Tierney per un'entrataccia effettivamente su un avversario, espulsione giustissima. Roma in 10 contro 11, ma che sì, resiste fino all'ultimo, batte la Juventus e dà un segnale importantissimo, perché siamo inizio stagione, ma diamo un segnale enorme al campionato, quello che serviva. Perché il calendario ha chiamato, noi abbiamo risposto. Adesso l'imperativo è sempre lo stesso, non dobbiamo fermarci. Cosa che riusciamo a fare, nonostante qualche difficoltà, perché alla sesta giornata andiamo a giocare al Dall'Ara di Bologna e vinciamo 2-1. Ora torna la Champions, seconda giornata, è il momento di quel Roma-Manchester United che tutti aspettavano. Noi, vi devo dire la verità, arriviamo a questa partita non proprio eccitatissimi per il Manchester United, perché noi la Champions l'abbiamo già vinta, non prendiamoci in giro, il nostro obiettivo è lo scudetto e sappiamo quanto sia difficile, perché corrono tantissimo le prime storicamente, proprio lo sapete come funziona quest'anno. Noi già pensiamo all'Udinese, ci sarà Roma-Udinese poi nel weekend, però arriva il Manchester, è una gara all'interno della quale non ci facciamo male ed è una gara che finisce 0-0. Nel frattempo arriva la comunicazione che Yari Vershkaren si è finalmente ristabilito da un infortunio che lo tiene fuori da davvero tanti mesi. Quella contro l'Udinese è una partita che, vi dico tranquillamente, mi ha fatto imbestialire, perché è una gara che la Roma ha completamente dominato in lungo e in largo, credo di aver fatto una cosa come 30 tiri in porta. Effettivamente al minuto 34 abbiamo anche trovato il gol dell'1-0 grazie al solito Pinamonti. Poi al 76esimo, ripeto, dopo aver cestinato una serie di palle gol che potevano regalarci il 2-0, ma poi cestinato fino a un certo punto, perché io creo occasioni, però se poi o mi tiri addosso al portiere oppure il portiere stesso fa i miracoli e sembra Spider-Man, io posso fare ben poco. Fatto sta che Fofana segna il gol dell'1-1 e la Roma si ferma così. Pareggio che onestamente ha bruciato tantissimo per come è arrivato e anche per la classifica, perché sapete come funziona quest'anno su FIFA, lo scudetto lo vinci oltre i 100 punti, questo significa che forse perdi una partita, poi le vinci tutte e se così non è non puoi ambire allo scudetto. Quindi tu pareggi contro l'Udinese dopo aver centrato tante vittorie di fila e questo ti porta al quinto, se non leggo male, eravamo sì, al quinto posto, superati dal Napoli, che chiaramente aveva vinto la sua partita, quindi Napoli a 16, Roma a 14. Però il destino ci ha voluto bene, perché l'ottava giornata è Napoli-Roma e quindi abbiamo subito l'occasione concreta di risuperare il Napoli in classifica, portarci al quarto posto e poi si vedrà. L'anno scorso, se vi ricordate, avevamo vinto a Napoli 1-0 grazie al gol di Florenzi. Quest'anno vinciamo 1-0 grazie al gol di Zielinski, che è un ex. Tiriamo un sospiro di sollievo perché torniamo
a più uno sul Napoli. E adesso c'è la Champions, terza giornata del girone, importantissima questa partita perché si gioca a Lione e il Lione, se vi ricordate, aveva battuto all'esordio il Manchester United. Noi però, quando sappiamo di non poter sottovalutare l'avversario, devo dire che reagiamo in modo ottimo, soprattutto in Champions League. Passano soltanto 3 minuti e la Roma è già in vantaggio grazie a Florenzi. Al 18esimo arriva anche il primo gol stagionale di Edin Dzeko per il 2-0. Al 29esimo segna Kluivert e la Roma in mezz'ora ne ha già fatti 3 all'OL Stadium. Sembra tutto perfetto, poi la Roma concede una, e dico una, occasione di numero a Martinez che segna il gol dell'1-3. Poi, fortunatamente, non succede nulla di apocalittico, il Lione non rimonta la partita, anzi la Roma segna il gol dell'1-4 con Verschkaren, che torna al gol e lo segna, il primo della stagione, in Champions League. Quindi sono contentissimo per Reghiari, era importante che si risbloccasse anche lui, perché ripeto, piano piano ci servirà. Quindi, tiriamo un po' di somme. La Roma è quarta in campionato con 17 punti. In Champions, comunque sia, ha concluso la prima parte del girone, la fase di andata, nel modo migliore. Adesso è il momento del derby. Nona giornata, 24 ottobre 2021, Roma-Lazio non è il derby che abbiamo vissuto l'anno scorso, perché l'anno scorso era il derby per la Champions, la Lazio sempre quarta, poi la nostra rimonta finale, il sorpasso e loro che finiscono quinti. Quest'anno la Lazio, dopo 8 giornate, ha 11 punti ed è undicesima in classifica. Sarà che a loro piace questo numero storicamente, ma è un derby comunque, insomma, ai fini della classifica meno importante. Ma per riuscire a segnare dobbiamo aspettare il quarto minuto di recupero del primo tempo, quindi al 49esimo, praticamente, arriva il gol di Justin Kluivert, tra l'altro un gol anche bruttino, tranquillo, normale, quando avevamo rischiato di farne di tutti i colori. Finisce così però, 1-0, siamo felicissimi così, talmente felici che diamo un'occhiata alla classifica. La Roma è a 20 punti ed è a 5 punti esatti dal primo posto e quindi continuiamo a fare il nostro, andiamo a Benevento e nel primo tempo soffriamo tantissimo, cioè nel primo tempo potevamo prenderne 3-4 come minimo. Finisce 0-0, nel secondo tempo ci svegliamo. Finisce 4-0, la Roma vince saldamente apparentemente, insomma, a Benevento, quando in realtà, ripeto, abbiamo sofferto tanto nel primo tempo, io quando serve dirlo lo dico senza problemi. E attenzione, perché arriva un risultato importantissimo che voi state vedendo in grafica. L'Inter vince il derby contro il Milan e la classifica cambia, perché il primo posto da oggi, ve lo dico, è della Juventus, 27 punti. A pari merito con l'Inter, poi il Milan a 25 e noi a 23. Quindi siamo lì. La prossima sarà Roma-Atalanta. Ci arriveremo, perché prima c'è Roma-Lione. Champions League, abbiamo vinto 4-1 all'andata, replichiamo. Vinciamo 4-0 in casa, distrutti anche qui. E quel che spicca in questa partita è la tripletta di Edin Dzeko, che proprio all'andata aveva segnato il primo gol stagionale, continua a segnare soltanto a Lione, ne fa 3 nel primo tempo, e poi segna Spinazzola nel finale, il gol del poker. 7 novembre, che è il giorno del mio compleanno, e già questo vorrei sottolinearlo. Andiamo in campo, ma Roma-Atalanta finisce 1-1. È un pareggio diverso rispetto a quello contro l'Udinese, perché lì avevamo dominato, eravamo andati in vantaggio, qui invece andiamo sotto, al quarto della ripresa con Muriel che segna sul rigore. Poi pareggia la Roma con Douglas Costa, ma non riesce a segnare il gol del 2-1 pur cercandolo. Bisogna ripartire, e lo si fa a Lecce. La Roma vince 3-0 con gol di Florenzi, Zaniolo e Verschkaren, che aveva segnato a Lione il primo gol stagionale. In Champions League segna anche il primo gol in campionato. Adesso, cosa succede? Abbiamo due partite, le prossime due, che saranno contro la Dinamo Kiev in Champions League, ma siamo già qualificati aritmeticamente, e contro l'Inter in campionato, e lì è un'altra storia proprio. Tant'è vero che sfrutto il fatto di essere già qualificato per fare un turno per massiccio. Fusato in porta, Castrovilli titolare, insomma giocano tutti. 4-2 finisce così ed è una vittoria pesante, pesante, anche se poi è la partita che avevamo affrontato un po' più così, visto che eravamo già qualificati, perché Lione e United pareggiano 2-2 e quindi non solo siamo qualificati aritmeticamente, lo sapevamo già. Ora siamo a più 5 sulla seconda, a 90 minuti dalla fine del girone siamo già primi e l'ultima sarà United-Roma, ma sarà completamente ininfluente, quindi turnover anche lì. Adesso Roma-Inter. La cosa particolare di questa 13esima giornata, di questo Roma-Inter, è che si gioca su due campi, per la Champions, per lo scudetto, insomma
C'è Roma-Inter, sì, ma c'è anche Milan-Juve. Quindi due partite clamorose. La Juve guida il campionato con 33 punti, che sono però gli stessi dell'Inter che affronta noi. Poi c'è il Milan a 31, che potrebbe, vincendo, comunque anche superare una delle due, a più 4 sulla Roma, che è a 27 al quinto posto. In mezzo c'è anche il Napoli, che guarda un po' la situazione e dice: vediamo un po' cosa mi posso inventare. Roma-Inter non comincia bene. Dopo 32 minuti la Roma va sotto con un autogol di Gianluca Mancini. Al 42esimo però arriva la reazione, che c'era già stata, ma qui c'è il gol e quindi è importante quella di reazione. Segna Pinamonti, mette la firma anche in questa gara che per noi è fondamentale. Nella ripresa la Roma domina in lungo e in largo, crea qualsiasi cosa. Tutti calciano addosso ad Handanovic, è una cosa incredibile. Poi però al 72esimo Kluivert si mette in proprio, vede un corridoio, lo sfrutta, va in porta da solo, calcia all'angolino, stavolta Handanovic non ci arriva, 2-1 per noi. Partita ribaltata. Teniamo, stiamo attenti, soffriamo se serve. È quello che succede, ma siamo anche bravi al 90esimo a segnare il 3-1, o meglio a far segnare all'Inter il 3-1, perché si segnano da soli, autogol di Bastoni sul tentativo di Pellegrini, quindi un autogol noi, un autogol loro, non cambia nulla, perché vinciamo 3-1. Cioè in questo momento noi abbiamo battuto 2-1 la Juventus, che ci sta sopra, 3-1 l'Inter, le prime due della classe comunque sia le abbiamo battute, quindi siamo forti, lo sappiamo, dobbiamo saperlo. A proposito di Juve, è importante sottolineare giustamente anche quello che è successo a San Siro. Il Milan perde in casa 1-2 contro i bianconeri. Classifica che in questo momento viene comandata dalla Juventus con 36 punti, Inter a 33, Napoli a 31, vedete che controllava la situazione, ha pareggiato gli stessi punti del Milan in classifica, e la Roma a 30, quindi noi anche siamo lì, a meno uno da Napoli e Milan, sempre quinti, ma con grandi ambizioni insomma in questo momento. Per verificarle realmente queste ambizioni però bisognerà quantomeno fare bottino piano da qui a Natale, perché lo sappiamo, loro non si fermano, quindi noi dobbiamo vincere, ma con chi giochiamo da qui a Natale? Sassuolo-Roma è la prima, poi Champions League, si chiude il girone, giocheremo a Old Trafford contro il Manchester United, si torna in campionato con la 15esima e c'è Roma-Genoa. Poi la 16esima ed ultima del 2021 sarà Roma-Milan, che per noi non è mai una partita banale. Andiamo in ordine, Sassuolo-Roma è la prima e la vinciamo 2-0. Pinamonti la sblocca al quarto d'ora e poi nella ripresa segna Florenzi. Poi è il momento degli ultimi 90 minuti del girone di Champions. Si va a Old Trafford contro il Manchester United. Anche qui, come contro la Dinamo Kiev, c'è un po' di turnover. Non tantissimo, perché comunque rispettiamo l'avversario. Però nel turnover spicca Alessio Riccardi a centrocampo. Ve lo dico, non aveva mai giocato in questa carriera, non solo in questa stagione, ma in questa carriera, mai visto, mai sentito, pur essendo, lo sappiamo, un grandissimo talento della Roma Primavera nella realtà. Insomma, gioca lui a Old Trafford, a centrocampo. Dopo 24 minuti segna il primo gol tra i professionisti della sua carriera, 1-0 con il gol di Riccardi, che però non si accontenta, perché nel secondo tempo ne segna anche un altro, e quindi diventa 2-0, diventa doppietta all'esordio tra i professionisti in carriera a Old Trafford contro il Manchester United. Per carità, è una partita che contava poco, perché eravamo non solo già qualificati, ma anche già primi, lo United comunque passerà il girone da seconda, ma comunque chapeau davvero a Riccardi, complimenti per la doppietta, che ci dà comunque morale, insomma lo sapete, vincere aiuta a vincere. E questa vittoria nello specifico ci dà tanto morale che a noi serve, perché adesso avremo le ultime due partite del 2021, Roma-Genoa, che comunque va vinta, e Roma-Milan soprattutto. Con il Genoa non ci sono problemi, li asfaltiamo, credo sia una delle partite meglio giocate in carriera, finisce 3-0 con gol di Zaniolo, Pellegrini, sempre Lorenzo, e Under nel finale, primo gol anche per Cencio. Pareggia l'Inter a Torino, come l'anno scorso, per 1-1, e questo fa sì che si crei una situazione apocalittica, perché in questo momento la Juventus è a 42, sta facendo un campionato a parte. Piccolo inciso, ha perso con noi e le ha vinte tutte. A 37 ci sono Inter, Napoli e Milan, con la Roma a 36. La prossima è Roma-Milan. Ora c'è la 16esima giornata, su un campo si gioca Roma-Milan, sull'altro si gioca Napoli-Juventus. Il calendario quest'anno
è particolare, però così è anche più affascinante. Comunque, pensiamo prima a noi. Si scende in campo all'Olimpico con tanta voglia di far bene, più che pressione. Siamo ancora arrabbiati per quella Supercoppa persa. Siamo arrabbiati poi se pensiamo che in campionato non abbiamo mai battuto il Milan in casa. Abbiamo perso 5-3 nella prima stagione, 1-4 nella seconda. Abbiamo vinto soltanto 3-0 in Coppa Italia, sempre nella seconda. Gli obiettivi, la fame, la voglia della Roma si trasformano nel gol dell'1-0 che non poteva essere segnato da un altro giocatore che non fosse Florenzi. Il capitano che si prende sulle spalle la squadra e ci fa godere, ci porta avanti di un gol e ci fa capire che forse oggi potrà andare diversamente. Diventa quasi un'illusione però, perché al 34esimo arriva il gol di Leao, 1-1, ed è un gol che potrebbe tagliarci le gambe. Stai giocando bene, però poi loro pareggiano. Potrebbero anche essere più forti, non sarebbe una vergogna dirlo, sono comunque i campioni d'Italia in carica. Ma a noi che ce frega? Ma detto onestamente, cosa ci frega di chi sono loro? Ci frega di chi siamo noi e di chi vogliamo diventare. Al 34esimo pareggia Leao, va bene. Al 38esimo Zaniolo, su assist di Florenzi, fa 2-1. La Roma è di nuovo in vantaggio. Il primo tempo finisce così. Nella ripresa ancora Florenzi, doppietta. Ed è una partita che mi ha ricordato quella contro l'Arsenal. Anche lì in Supercoppa Europea Ale fece doppietta e la Roma ne fece 3. Ne fa 3 anche oggi, finisce 3-1. Sull'altro campo la Juventus, tanto per cambiare, vince. E quindi 2-0 al Napoli. La Roma in questo momento è terza in classifica, a meno 1 dall'Inter, a meno 6 dalla Juventus, a più 2 su Napoli ed Inter. Il 2021 finisce così. L'inizio del 2022 coincide anche con l'apertura del calciomercato. E sarà un mercato un po' particolare. Adesso ci arriveremo. Prima vi dico che le prime mosse sono state i rinnovi di Smalling e Strootman. Poi la comunicazione ufficiale di Edin Dzeko che si ritirerà al termine della stagione, ma io ve l'avevo già anticipato a inizio video quando vi ho presentato insomma la rosa. Ma ora, considerando che Dzeko ci ha detto ufficialmente che si ritirerà alla fine della stagione, quindi resteremo soltanto con Pinamonti, che per carità sta crescendo, ma è un solo attaccante, scegliamo di muoverci in entrata in quel reparto lì. Uno degli attaccanti che mi avete suggerito con più enfasi, se vogliamo, sotto lo scorso video in particolare, è Timo Werner. E mi sembrava il profilo giusto, quello perfetto, quello realistico, ma comunque un attaccante di un certo livello. E quindi andiamo su di lui. Vedo che potrei pagare la clausola di 61 milioni di euro e quindi dico, buono, cioè comunque c'è la clausola, la pago subito, mi risparmio la trattativa con la società, tratto direttamente con lui. Faccio tutte queste cose, lui accetta il contratto, però io non lo vedo in squadra. Mi rendo conto di averlo acquistato proprio il giorno di Verona-Roma, quindi il primo mio pensiero è stato ok, l'ho preso il giorno della partita e va bene, arriverà domani. Gioco quindi Verona-Roma, gara che la Roma vince agevolmente, anche se poi finirà 3-4 in modo rocambolesco. Però dopo questa partita continua a non arrivare Werner e io, cioè, ho qualche dubbio. Avanzo con il calendario e arrivo anche a Roma-Torino. Werner non c'è, non è mai arrivato. Che succede? Con Rudy Zlatan al telefono, saluto il grande Rudy, parlo di questo mio dubbio e il consiglio che lui mi ha dato è stato: simula tutta la stagione, vedi se arriva a luglio. Cosa che ho fatto, ed effettivamente Werner arriverà a luglio. Ora, il problema è che io non l'ho comprato per luglio, cioè non era in scadenza, quindi è stato semplicemente un bug di FIFA. Un bel bug, perché io ho buttato 61 milioni, comunque, per un giocatore che mi serviva oggi. E non è tutto, perché adesso succede un'altra cosa. Dunque, Pinamonti ha una clausola rescissoria che io ho dovuto inserire forzatamente nel mercato estivo, perché quando ho rinnovato il suo contratto avevo proposto, come al mio solito, di non mettere clausole. Loro l'hanno voluta, di 43 milioni e 700 mila euro più o meno. Mi arrivano due avvisi in ufficio. Il Wolfsburg ha pagato la clausola rescissoria di Pinamonti e il Betis pure. In un giorno due trattative. La prima cosa che ho fatto chiaramente è stata andare su Pinamonti e rifare il contratto, perché naturalmente quando rifai il contratto la clausola non conta più. Però non potevo perché naturalmente era stato fatto solo qualche mese prima e quindi secondo FIFA era di recente, il contratto è stato fatto di recente e non si può fare. E io mi sono guardato lì FIFA, ho detto mi stai a pià per culo,
Comunque non è ancora detta l'ultima, insomma, l'unica speranza, ecco, dipende tutto da Pinamonti, deve rifiutare sia Wolfsburg che Betis. Noi intanto pensiamo al campo, ma prima di Roma-Torino vi dico che ci sono delle nuove impostazioni che ho messo per la difficoltà. Fino a quel momento io ho giocato ad Ultimate con dei settaggi, per rendere realistico il gioco come vi ho detto negli scorsi episodi, che ho trovato da uno youtuber americano. Qui invece ho cambiato i settaggi per rendere il gioco ancora più realistico, non facile, anzi. E in che modo? Abbassando il livello di difficoltà leggenda da Ultimate e poi andare a modificare i settaggi dell'utente, quindi i tuoi, e della CPU, quindi del tuo avversario, alzando quelli lì, abbassando un po' i tuoi, insomma gestendoli, e in questo modo esce fuori un capolavoro, secondo me. Vi lascio qui sotto in descrizione proprio i settaggi, quindi basta che voi apriate la descrizione con FIFA davanti, fate copia e incolla di base, cioè li settate guardando i miei, e vi posso assicurare che vi divertite. Detto questo, con i settaggi sistemati, andiamo a giocarci questo Roma-Torino. Gara che comincia nel migliore dei modi, perché al sesto minuto Florenzi conclude al meglio una bellissima azione e segna, udite udite, il decimo gol in campionato. Poi al tredicesimo però il Toro pareggia con l'Hammers. Addirittura al 31esimo Zaza porta avanti Granata, ribaltando la situazione. Primo tempo che finisce così e io comincio ad avere dei sospetti. Non sarà che mi sono complicato la vita con questa difficoltà? Però poi può succedere di tutto, la gara la puoi anche ribaltare. Ed è quello che succede. Al 67esimo segna Berchkaren, 2-2. E addirittura all'80esimo, prima c'è questo cross dalla destra intercettato, poi però, pallone in uscita sbagliato, e questo è realistico, nel senso che può anche succedere, la palla resta lì e Pellegrini a botta sicura fa 3-2. La Roma vince soffrendo, ma vince. 3-2 contro il Torino, ed era importante questo. Adesso ci sarebbe il Benevento in Coppa Italia, ottavo di finale che si giocherà all'Olimpico. Prima del Benevento però c'è un acquisto da parte della Roma, o meglio non proprio un acquisto. È un giocatore che io volevo da quest'estate più precisamente, ma che il Tottenham, che in precedenza l'aveva acquistato dal Milan esattamente a gennaio della passata stagione, non voleva vendermi dicendo è appena arrivato. Vi parlo di Romagnoli, difensore centrale, perché in questi primi sei mesi di questa terza stagione la sensazione che ho avuto è che avessi pochi centrali di livello. Smalling, Mancini, ma Kerer non ha troppo convinto, Juan Jesus addirittura peggio mi sento, e quindi insomma serviva un centrale di livello. Arriva Romagnoli, però visto che continuavano a dirmi che era appena arrivato, sostanzialmente, cioè si è buggato FIFA completamente, l'ho preso in prestito. Poi così, l'ho messo lì al Tottenham almeno, in prestito per un anno, quindi arriva con questa modalità. Romagnoli che peraltro farà anche il suo esordio contro il Benevento, subentrando però nel secondo tempo di una partita che comincia bene, perché al 45esimo segna Strootman, un bellissimo gol dalla distanza, gol del 1-0. Al 58esimo il Benevento pareggia con Teio, ma fortunatamente nel finale arriva il gol di Edin Dzeko all'85esimo, primo in Italia in questa stagione, perché ha segnato soltanto in Champions League, e gol del 2-1 che ci qualifica ai quarti di finale con sofferenza. Che sofferenza, ragazzi, adesso ve l'ho detto, si soffrono tutte le partite. Se poi sei bravo a spostarla dalla tua parte, a gestirla bene, puoi vincere anche 4-0, ma nessuno ti regala nulla. Sorrido dopo il Benevento, sono contento, ma poi sorrido meno qualche giorno dopo, perché arrivano due mail in ufficio. La prima è che Pinamonti ha rifiutato il contratto con il Wolfsburg. Meraviglioso. Ma la seconda è che ha accettato quello del Betis. E quindi, a metà gennaio, Pinamonti lascia ufficialmente la Roma e io purtroppo non ci ho potuto fare assolutamente nulla, anzi avevo rinnovato il contratto al ragazzo sei mesi fa, e rimaniamo soltanto con Dzeko, che si ritirerà alla fine della stagione, ed è evidente che questo Dzeko qui non possa tenere l'attacco della Roma da solo, non è in grado, comincia a far fatica, si abbassa proprio il suo overall e tutto. Questa è la situazione, ed è molto molto complessa, quindi è inevitabile che mi serva il vostro aiuto. Un consiglio, una mossa in attacco, magari più di una, un cambio di modulo, ditemi voi nei commenti. Prima di salutarvi però, e di lasciarvi commentare, vi dico che cosa succede nell'ultima partita del girone d'andata, perché chiaramente a questo punto ho pensato, ok, chiudo con il girone d'andata, facciamo il punto della situazione, tiriamo le somme e poi ci risentiamo tra qualche giorno. C'è Fiorentina-Roma, una gara complicata già sulla carta, ma che si rivela tale anche in campo. Addirittura i Viola vanno in vantaggio al nono minuto con il ciolito Simeone, al 37esimo la Roma pareggia con Florenzi, anche qui in mischia in modo un po' confuso, ma comunque la palla entra in porta.
Poi però non solo non riusciamo a segnare il gol del 2-1, ma addirittura ci ritroviamo in 10 all'inizio del secondo tempo per l'espulsione di Cancelo. Quindi dovendo giocare tutta la ripresa in inferiorità numerica, dobbiamo chiuderci, non concedere spazi, lo facciamo bene, ma non riusciamo chiaramente a vincerla. Torniamo quindi a pareggiare, lo facciamo negli ultimi 90 minuti del girone d'andata, che però si chiude bene, considerando insomma la classifica. E c'è quel piccolo particolare. Bisogna fare mercato, abbiamo preso Romagnoli e va bene, ma adesso ci serve, abbiamo disperato bisogno, almeno di un attaccante. Io sognavo di prendere qualcuno magari anche a centrocampo, fare qualcosina, però la priorità è quella lì. Fatemi sapere la vostra, abbiamo bisogno di muoverci in quel senso e poi ci risentiamo, ci riaggiorniamo e soprattutto ci viviamo questa seconda parte di stagione, sperando naturalmente di sognare in grande e soprattutto regalarci tante, tantissime belle emozioni.